la lezione di oggi verte su che cosa? Verte su un po' sulla banalità di questo oggetto, che è un oggetto perturbante per eccellenza nella storia dell'arte, ma anche su una ipotesi che io ho sviluppato sul significato dell'orientatorio, che è uno degli oggetti più studiati nella storia dell'arte del Novecento, oltre che esserne un simbolo. Se andiamo alla prima diapositiva, la prima diapositiva è semplicemente una fotografia famosissima di Alfred Stieglitz, cioè che nella cui galleria a New York esponeva Duchamp, esponeva Picabia, esponevano i francesi che nella seconda metà degli anni 10 si erano trasferiti a New York per molte ragioni. I motivi per cui Duchamp si era trasferito a New York, semplicemente perché New York stava meglio, oppure perché a New York non c'era la guerra. I motivi che noi attribuiamo al trasferimento di Duchamp a New York sono di tutt'altro genere, perché se voi andate a leggere la letteratura che riguarda questo attraversamento dell'oceano, vengono fuori pulsioni segrete nei confronti della sorella Suzanne, un amore incestuoso, il bisogno di dimenticare la famiglia. Duchamp è, insieme a pochi altri nel Novecento, oltre che essere un grande artista, è un grande personaggio, studiato come se fosse un personaggio da romanzo, per cui ognuno ci mette dentro quello che vuole, come un grande personaggio del romanzo dell'Ottocento, come Madame Bovary, ognuno la intende come vuole. Okay. Qui che cosa vediamo? Vediamo questa foto appunto famosa dell'orinatorio. L'orinatorio che vediamo in questa fotografia scomparve subito dopo la mostra del 1900, la mostra che non ci fu, cioè subito dopo la presentazione dell'orinatorio alla Società degli Artisti Indipendenti. La storia è questa, che nel 1917, nel mese di aprile, un gruppo di mecenati newyorkesi indice un concorso e chiunque poteva spedire qualunque opera d'arte. Duchamp spedisce appunto, manda l'orinatorio firmandolo Ermut, questa firma famosissima che ho cercato in rosso, perché intorno a questa firma si articola la mia ipotesi sull'orinatorio. La Società degli Artisti Indipendenti rifiuta di esporre l'orinatorio perché ritiene che questa sia una sconcezza, è una provocazione, nonostante in quegli anni il dadaismo a New York fosse già di casa, per quanto ovviamente in ambienti, un'elite intellettuale, quindi non era certamente l'arte, anche perché New York in quei tempi non aveva, non aveva una borghesia colta, aveva un'aristocrazia colta, non era Parigi. Ecco, quindi il dadaismo era un affare di poche persone. Tra l'altro di poche persone, quasi tutte venivano dalla Pennsylvania, cioè venivano da Filadelfia, una città che a quei tempi era straordinariamente più avanti di New York, che invece aveva molti altri problemi. Dunque questa foto è importante perché? Perché ci presenta l'orinatorio così come era nella sua versione originale e non le successive versioni poi eseguite a due riprese, se non sbaglio, l'ultima delle quali nel 1964, fatta da Arturo Schwarz, che è quella che poi sta alla Galleria Nazionale di Roma. Se andiamo alla prossima diapositiva, che cosa abbiamo? Abbiamo la frase che Duchamp pronuncia a proposito dei suoi ready-made in generale, quindi includiamo in questo gruppo anche l'orinatorio. Dice Duchamp: c'è un punto che voglio definire molto chiaramente. La scelta di questi ready-made non mi fu mai dettata da un qualche diletto estetico, e questo lo sappiamo. Lui non voleva assolutamente essere considerato neanche lontanamente un artista che guardava alla forma o all'estetica della forma, quel tipo di estetica. La scelta era fondata su una reazione di indifferenza visiva unita a una totale assenza di buono o cattivo gusto. Quindi lui rigetta anche l'ipotesi che quella fosse una provocazione o una sconcezza, non era né l'uno né l'altro. Era che cosa era? Era un oggetto, lui lo dice, qui dice la parola chiave. Dunque un'anestesia completa, cioè sbalanciamoci dell'estetica.
una caratteristica importante, la breve frase che scrivevo sul ready-made. Questa frase non descriveva l'oggetto, come avrebbe potuto fare un titolo, ma era destinata a condurre la mente dello spettatore verso altre regioni più verbali. Adesso io voglio solo attirare la vostra attenzione innanzitutto sulla parola oggetto, perché la parola oggetto ci tornerà utile alla fine. Oggetto che in francese è objet, objet, e in inglese è object, object, conservando sia in francese che in inglese questo ob che è di derivazione latina e che significa frontalità, significa ti sta di fronte. Object, objet, objet, object, oggetto, letteralmente objectum, obiacere, cioè gettato, buttato, messo, che giace di fronte a te. Questa è l'opera d'arte, fino a Pollock, cioè l'opera d'arte fino a Pollock ti sta di fronte, non ti può stare sopra come nelle, ok, parliamo delle volte, ma è un tipo di frontalità, cioè non è qualcosa che sta dentro il tuo cervello, non è qualcosa che tu puoi sentire se tu chiudi gli occhi, non è tutto quello che poi noi avremmo sperimentato dopo Pollock. Quindi in realtà, che cosa strana, questo oggetto che dovrebbe essere anti-artistico per eccellenza, lo è, ok, però viene definito da Duchamp un oggetto, non un'opera, un oggetto. E se noi accettiamo che la storia dell'arte è una storia di oggetti, cioè di frontalità, dobbiamo accettare che questo sia l'opera d'arte per eccellenza. Quindi l'oggetto è dunque la frontalità e la banalità. Questi sono gli attributi che ci interessano dell'ordinatore. La seconda parte della frase è molto importante. Attirare lo spettatore, condurre la mente dello spettatore verso altre regioni più verbali. Innanzitutto notiamo una cosa, l'uso della parola regione, che è una parola locativa. Quindi la verbalità, e quindi tutto quello che poi è l'opera di Duchamp, è una questione di luogo, secondo lui. Quindi le regioni più verbali verso cui dobbiamo condurre la mente dello spettatore, quali saranno? Se noi consideriamo lui così la presenta, lo presenta. In questi buchetti sappiamo a cosa servono. Questo dove è uno strano buco? È un buco. Però se uno pensa di parla di Duchamp ti viene da dire uno strano buco. Come Dr. Freud tu dici la mamma. Dici la mamma, lo strano buco di Duchamp. Ok, è un buco giustamente perché doveva andare a parete e doveva essere fissato al tubo, certo, perché poi qui arrivava l'acqua e scorreva, no? Ok. E qui sta la firma, non la descrivo. Ok, questo è l'oggetto. Che cosa manca a questo oggetto? Questo oggetto manca, per essere un oggetto d'arte, ovviamente lo sapete, il famoso piedistallo. Il famoso piedistallo sarebbero le regioni verbali verso cui lui intende condurre la mente dello spettatore. Quindi la mente dello spettatore che cosa fa? Si riempie di verbalità, si riempie di lingua e così costruisce questo piedistallo che è quello che noi abbiamo fatto per 100 anni, cioè costruire un piedistallo linguistico all'ordinatore di Duchamp. E più ne parliamo anche adesso, più questo piedistallo diventa sempre più alto e la frontalità di questo oggetto è riaffermata. Nonostante alla Galleria Nazionale, quando voi andrete, troverete l'orinatorio
su una base cubica, bianca, quasi per terra. Non l'hanno messo per terra perché non può andare per terra, però giustamente hanno avuto pudore di non dargli un piedistallo, perché qualunque piedistallo voi vogliate darlo è sbagliato. L'unico piedistallo che l'ordinatore accetterà è il piedistallo dei nostri pensieri e delle nostre parole. Andiamo, ma le regioni, se mi dai la slide, le regioni più verbali, guardate che cosa si è detto dell'ordinatore. Ok, vediamo un po' di grandire. Allora, queste sono, è una ricognizione che io ho fatto di attributi, nomi, eccetera, che sono stati associati all'urinatorio, no? Allora, è di una fabbrica di sanitari Mott e di Richard Mutt, la firma di Jeff Mutt, un'amica di Duchamp, un amico di Demut, nessuno, prodotto industriale, opera d'arte, sanitario, capolavoro, insieme di linee, forma, profilo, disegno, parete liscia, superficie curva, trappola, apertura, gola, bocca, buco nero. Andiamo all'altra pagina, dove troviamo qualcosa di... Ok. Precisamente qui. Ok, che cosa abbiamo? Abbiamo è l'origine. Qui. Lo scarico, una vasca di raccolta, è una fontana, l'ha detto Duchamp per primo, è una Madonna, un Buddha seduto, una madre, un cane bastardo, un poveraccio, un cretino, l'arte, la fine dell'arte, il futuro dell'arte, il riflesso dell'arte, ventre, vagina, pene in assenza. Quindi tutte le interpretazioni che sono state date dell'urinatorio, in particolare queste due, Madonna e Buddha seduto, sono molto interessanti perché queste sono dannate. Sono le prime parole dette sull'urinatorio da un critico d'arte. Il critico si chiamava Lewis Norton e Lewis Norton apparteneva anche lei alla società degli artisti indipendenti, cioè a quel gruppo di elite newyorkese che poi avrebbe selezionato le opere per la mostra. E volendo perorare la causa di Duchamp, cioè volendo che loro accettassero l'urinatorio, che cosa fa Lewis Norton? Sceglie la strada della forma. Cioè, come faccio a far capire a questi zucconi che l'urinatorio è un'opera d'arte? Devo descriverlo come se fosse un'opera d'arte. E quindi comincia a descrivere la bellezza delle curve dell'urinatorio. E anche arriva a dire che in fondo l'arte americana, a differenza dell'arte europea, che cosa sono? Sono i ponti, è la ferramenta. E quindi l'orinatorio che cos'è? È un tributo all'arte americana. Tutti i modi espedienti per riconquistare l'orinatorio a una visione dell'arte molto tradizionale. Perché altrimenti sarebbe stato escluso. Non ha avuto successo, il suo articolo pubblicato nel maggio 1917 su The Blind Man, che era la rivista d'avanguardia di New York, che parlava di arte d'avanguardia in quegli anni, esattamente sul numero 2 del 5 maggio 1917, che si chiamava Buddha of the Bathroom. Un'altra, per darvi un'idea, nel 2000 addirittura, quindi siamo molto più vicini a noi, esatto, Rhonda Roland Schrierer, una storica che si è occupata di Duchamp nell'articolo Marcel Duchamp Ready Made Case for Collecting Objects, eccetera, eccetera, dicembre 2000 sul sito Tufé è un sito dove trovate una marea di informazioni su Duchamp e su, diciamo, e raccoglie tutta la letteratura più o meno che si pubblica su Duchamp. Questa Rhonda Roland Schrierer, che cosa fa? Si è andata a recuperare i cataloghi della ferramenta Mott per dimostrare che l'orinatorio in realtà non esisteva, che tutti i ready-made di Duchamp sono stati fatti eseguire da Duchamp apposta per le mostre, e che quindi non è vero niente che lui ha scelto un oggetto e lo ha messo e lo ha mandato. Tutta questa sarebbe, secondo lei, depistante. Andiamo alle diapositive, un modo per depistare. Studiamo le diapositive e andiamo alla... ecco qua, come Duchamp spiega l'origine dell'urinatorio. Mutt, la firma,
viene da Mothworks, il nome di un grande, una grande manifattura di sanitari. Ma Mott era troppo vicino e così ho alterato il nome in Mutt. Da che cosa? Da un cartone animato, da due personaggi di cartoni animati, Mutt e Jeff. Se andiamo alla prossima diapositiva li vediamo, eccoli qua, Mutt e Jeff, che a quel tempo erano molto popolari, erano molto familiari. Così dall'inizio c'era un'interrelazione di Mutt, un uomo piccolo, curioso, e Jeff, un uomo alto e magro. Io volevo un qualunque nome, così ho aggiunto Richard, uno slang francese per portamonete. Questo è tutto, niente di più, soltanto R. Mutt. Andiamo alla prossima diapositiva, ecco qua. Riflettiamo insieme su questa frase. Su questa frase perché? Perché troviamo tre indicazioni importanti. È vero che, allora, ho detto prima che Duchamp tendiamo a mitizzarlo e a metterci dentro tutto quello che noi crediamo, cioè a fare un personaggio di romanzo. D'altro canto è anche vero che ogni volta che Duchamp parla noi dobbiamo stare attenti perché ci sta dicendo qualcosa. Dice sempre la verità, però sceglie dei modi per dire questa verità che a volte sono velati. È un personaggio velato, Duchamp. La veletta di Rossi se la vive, no? Questa veletta che si metteva davanti, quella è una veletta reale e linguistica. Numero uno, consideriamo che l'informazione che lui ci dà, l'orinatoio viene da un'occasione reale, non è un oggetto che lui ha pensato di notte in sogno, no, viene dalla vita quotidiana, da una ferramenta. Questa è la prima notizia che noi dobbiamo tenere, se vogliamo, per le nostre ipotesi, il gancio di realtà, cioè ogni nostra ipotesi sull'ordinatorio deve partire da una situazione concreta quotidiana. Numero due, Mott era troppo vicino e così ho alterato il nome. Quindi al gancio di realtà adesso noi dobbiamo aggiungere uno scivolamento di senso. Quindi un gioco di parole. La terza informazione è che abbiamo due soggetti a costruire l'ordinatorio e non una sola persona. E quindi l'ordinatorio numero 3 è il frutto di una interazione tra due soggetti. Andiamo alla prossima diapositiva. Ecco qua, qui sono alcune, probabilmente a voi note, alcune forse altre no, alcune interpretazioni di questo nome Ermut, che avrebbe portato la mente dello spettatore verso le regioni più verbali. Vedete qua, allora, senza commentarle, Ermut, Armut, povertà. Ermut, tu mar, se lo leggiamo al contrario, tu a me arte. Quindi è una frase che in francese, leggendola al contrario, significa mi rimanda l'arte, o sei per me l'arte. L'interpretazione di Luca Padella, questa è un'interpretazione artistica, perché c'è il lavoro degli specchi di Luca Padella, che sta alla Galleria Nazionale a Roma, cioè mut come mutum, rovesciamo mut e otteniamo motum, parola. Quindi che cos'è l'orinatorio? È un concetto, una parola, la nascita dell'arte concettuale. Un altro, ermut, armut, arte bastarda. Arte bastarda, arte sciocca. Sono queste due interpretazioni, dipendono dall'inglese mut, che significa nello stesso tempo bastardo e significa stupido, sciocco, quindi arte frivola. E poi questa interpretazione, che invece è la più psicanalitica, ermut come mutter in tedesco, madre. Questa interpretazione adesso io non mi ci perdo, ma se vi interessa c'è un legame anche con Sigmund Freud e con una
con una, vediamo se la trovo qui al volo. Con che cosa? Con una nota di Florio che riguardava gli studi di egittologia. No, non ce l'ho più con me, mi dispiace, fate finta che me l'abbia detto. Comunque, praticamente sì, una dea, il nome di una dea egizia che nello stesso tempo significa madre e significa cazzo. Ed erano quel tipo di notizie che Freud andava alla ricerca, di cui Freud andava alla ricerca, cioè le parole che gli consentivano di costruire la psicanalisi, no? Quindi una parola che ha un doppio significato, la madre e il cazzo nello stesso tempo. Duchamp aveva a che vedere con la madre cazzuta, o ma ditela come volete. E Freud non è Duchamp, ma Duchamp con Freud non ci si è mai avvicinato troppo, perché magari ne veniva risucchiato e non amava essere interpretato, però a volte vedete che poi ci sono delle vicinanze. Andiamo alla prossima diapositiva e troviamo uno dei protagonisti di che cosa? Di questa storia. E qui si avvicinano le ipotesi. L'Orinatorio non nacque fin dall'inizio come un'opera di gruppo. Perché? Perché, allora, chi ha lavorato intorno all'Orinatorio? Innanzitutto Louise e Walter Arensberg, cioè la coppia di mecenati americani che pagava, che ospitava Duchamp, che pagava per le sue opere, che gli stava vicino e che pagò per molte opere, diciamo, che portò in America molti artisti francesi. Poi Joseph Stella, un pittore italiano del sud, non mi ricordo di dove, che poi si trasferì a New York, non c'entra niente con Stella, quello successivo, insomma, questo era un pittore post-cubista, futurista americano, l'unico riconosciuto come futurista americano, così veniva chiamato. Joseph Stella è quello che secondo Duchamp sarebbe andato alla Ferramenta a comprare proprio di peso l'Orinatorio e l'avrebbe portato a casa, così ha detto Duchamp. Stella e Arensberg. Poi, Louis Norton, il figlio di Arthur, di cui abbiamo già parlato, e Charles de Muth. Charles de Muth era un amico di Duchamp, molto caro, un pittore, amico anche di Arensberg, un pittore di questa scuola newyorkese che si chiamava il precisionismo. Sono tutti post-cubisti, tutta gente che ha avuto una gioventù a Parigi e che poi se ne è tornata a New York. De Muth è del 1883, quindi nel 1917 aveva 54 anni, scusate, 34 anni, era di 4 anni più grande di Duchamp, che invece ne aveva 30. Perché De Muth è importante? Perché De Muth è quello che poi scriverà una lettera a Henry McBride, cioè il più importante critico d'arte del New York Sun negli Stati Uniti, dicendo: guarda che c'è un mio amico che si chiama Ermut che ha mandato un'opera alla Società degli Indipendenti, ma questi non gliel'hanno accettata. Non è che puoi fare qualcosa per cambiare questa situazione? Dice: ti lascio l'indirizzo, e scrive Ermut con una E. Da lì si scatenano una serie di interpretazioni su questa E che femminilizza il nome, per cui non sarebbe stato Duchamp a mandare l'Orinatorio, ma sarebbe stata una donna pagata da Duchamp per mandare l'Orinatorio. Oppure, come dice Canfield, mi pare, sì, eccolo qua, William Canfield, nel suo saggio sull'Orinatorio di Duchamp, un saggio interamente dedicato all'Orinatorio di Duchamp, questa femminilizzazione del nome Muth sarebbe un primo annuncio di Rose Selavie, quindi il primo annuncio di un successivo transessualismo linguistico di Duchamp. Charles de Muth
andiamo avanti. È Duchamp stesso che presenta De Mouffe in questa breve introduzione. De Mouffe purtroppo morì giovane, morì nel 35, nel 57 il MoMA gli dedica una mostra. Chiedono a Duchamp di introdurre l'amico artista. E Duchamp, che è una persona che non ha mai parlato di sé, non è uno di questi artisti che racconta della madre, del padre, della sorella, è sempre stata una persona che ha parlato dell'arte quando ha voluto parlare, se non ne ha parlato, invece a questo amico dedica un commosso ricordo. E andiamo alla prossima diapositiva, e dobbiamo rimpicciolare, perfetto, e dice Duchamp, andiamo indietro, dice Duchamp, lo Hell Hole, buco d'inferno, il Golden Swan nel Village, cigno d'oro, il Baron Wilkins, un caffè ad Harlem, un ballo in maschera al Webster Hall. Immaginate Duchamp in un ballo in maschera, è proprio il contrario di quel personaggio che gioca a scacchi, no? Ok, i caffè Brevoort e Lafayette erano i posti preferiti da De Mouffe intorno al 15-16. E mi ci portava, dice Gaudente Duchamp. Ma che posti erano questi? Io sono andato a vedere che posti erano. Il Lafayette Bath era il primo bagno per omosessuali a New York, vietatissimi perché non era Parigi, New York, il primo bagno per omosessuali che è esistito a New York. Ce n'erano due, il Lafayette e l'Everhard. L'Everhard. E ovviamente il gioco di parole è l'Everhard è dove poi negli anni 70 ci furono anche molte sommosse con Stonewall, invece il Lafayette era già chiuso. Il Lafayette Bat di chi era? Era del padre di Gershwin, immaginate. E quindi il giovane George Gershwin insieme ad Ira Gershwin lavoravano alla cassa. Ora se questo ve lo dicesse la mamma ci crederesti, ve lo sto dicendo io, dovete credermi lo stesso, perché è documentato. Quindi immaginate, Duchamp e De Mouffe, cioè De Mouffe che era molto più scafato, perché De Mouffe era un gay dichiarato, non era Duchamp, non aveva problemi De Mouffe, era un americano, quindi andava pane al pane di una regina, andava al concreto. De Mouffe prendeva Duchamp e lo portava dove? Alla Fayette Bar. E a chi pagavano il biglietto d'ingresso? Lo pagavano a George Gershwin, che era giovanissimo, aveva 17-18 anni. Forse se lo sono pure fatti, loro due, George Gershwin. È possibile? George Gershwin ha scritto un sacco di opere solo perché dobbiamo, diciamo, almeno in quel caso, dobbiamo alla sua paura di dichiararsi poi tutto quello che ne è venuto. Qualche volta oggi sarebbe assurdo, però a quei tempi forse diciamo certi segreti hanno aiutato l'arte. Ok, quindi Duchamp dice mi ci portava e poi conclude, aveva uno strano sorriso, riflesso dell'incessante curiosità per ogni manifestazione che la vita gli offriva, infatti, curiosità esplicita. Vediamo la prossima diapositiva, ecco qua un'opera di De Mouffe, bagno turco con autoritratto, lui e De Mouffe. E cosa abbiamo? Abbiamo tre personaggi che stanno in chiacchiere. C'è De Mouffe, c'è un uomo di spalle e c'è un altro uomo. Chissà che uno dei due non sia proprio Marcel Duchamp. Non sappiamo che cosa si stanno dicendo, ma sappiamo che cosa stanno facendo i due in fondo. Questo è un puntino, è evidente. Quindi abbiamo una scena di questo bagno Lafayette, e se avevate dubbi su quello che si faceva nella Lafayette, adesso non ne avete più. Andiamo al prossimo. Una serie di De Mouffe era, non è che fosse fissato per il piscio, no, era fissato per i nazi, non completamente in erezione, ma con una barzotti, cioè una semi-erezione. Ne ha fatti tanti, acquerelli, disegni, non pittura ad olio, perché la pittura ad olio è qualcosa di sacro che bisogna tenere per le Madonne e per i Cristi. Invece il disegno rende benissimo. Sono sempre in coppia a pisciare, sono sempre marinai, ma perché New York era una città di marinai, è chiaro. Quindi anche se Duchamp e De Mouffe la sera andavano a riportare al molo,
con chi si incontrava, con i marinai ovviamente, a Lafayette chi ci bazzicava, gli stessi marinai che trovavano il moro. Andiamo alla prossima diapositiva, ecco la mia ipotesi, e quindi stiamo concludendo. È talmente banale, è quasi un meraviglio che nessuno l'abbia fatta prima di me. Torniamo a Mut, Ermut, proviamo a leggere The Mut's Fountain, la fontana di Mut, e siamo in pieno riusciamo. In francese diventa La Fontaine de Mut, la fontana di Mut. Adesso basta cambiare un po' la parola, ma lasciando il suono invariato. The Mut's Fountain, la fontaine de Demut, sarebbe in francese, la fontana di Demut. Chiaro, che fontana stiamo parlando? Demut's Cock, le robinet di Demut, il rubinetto di Demut. Cock in inglese significa calcio, significa rubinetto, quindi funziona benissimo. Demut's Penis, le peni di Demut, il pene di Demut. Guardate qui, abbiamo il gancio di realtà. Il gancio di realtà è la relazione o la frequentazione del bagno Lafayette. Bagno Lafayette, ovviamente c'erano i pisciatori, non uno, ma 20 in fila. E che cosa fanno i maschi ai pisciatori? Si misurano l'uccello. Quello è quello che faceva anche Duchamp, che fece anche De Mut. Stando di fronte, la frontalità, nonché la banalità dell'oggetto, ovviamente, perché nessuno pisciando pensa sto pisciando, nessuno riflette su quello che sta facendo, tranne forse pisciando. Lo scivolamento di senso, cioè il nome che va letto in un altro modo, va letto traducendolo in francese, perché quando lo traduci in francese recuperi il suo significato sotto sotto, e l'interazione tra due soggetti, cioè tra Demut e Duchamp. Quindi che cosa io penso? Io penso che l'orinatoio sia un pegno d'amore. Secondo me Duchamp aveva perso la testa per Demut, questa è la verità. Era arrivato a New York, si era liberato di una serie di fantasmi, quelli sì. Si era innamorato di questo Demut e si era dato a questa vita che lui stesso dice, no? La curiosità della vita, questa città nuova e senza troppi pregiudizi. Stando di fronte all'orinatoio, quindi andiamo alla prossima diapositiva, quindi il riflesso, vedete, lui piscia, è lui che Duchamp vede quando entra nel bagno, e chi vede? Vede Demut che sta pisciando. E chi è Demut? Qualcuno che lui conosce bene, ma per qualche ragione la testa di Duchamp in quel momento va sull'orinatoio e non va sulla faccia di Demut. La realtà e l'orinatoio riflette il linguaggio, questo è perfettamente Duchamp. Duchamp era uno che prima pensava e poi vedeva, non vedeva niente se prima non aveva pensato. Quindi non è che il linguaggio riflette la realtà, non siamo, diciamo, a Rousseau, siamo a Duchamp, quindi è la realtà che è addomesticata dal linguaggio. E qui abbiamo la scritta, perfetto. L'orinatoio che cosa riflette? Il pene o la fontana di Demut? Quello è il linguaggio. Il linguaggio è il pene di Demut che piscia, che dà il battesimo all'orinatoio. L'orinatoio assume il nome del soggetto che vi si riflette. Ecco qua, avevamo un oggetto, adesso, colpo di scena, abbiamo un soggetto che era Demut, quello che mancava. Allora, il soggetto che vi si riflette, perché l'orinatoio ha una porcellana bianca totalmente riflettente, quindi puoi leggertici dentro, insomma. Che cosa è successo? Che il linguaggio ha intrappolato l'oggetto, cioè da quel momento in poi il nome dell'orinatoio cancella l'orinatoio. L'orinatoio non è più un orinatoio, diventa un'opera d'arte, diventa un oggetto misterioso, l'oggetto se l'è fagocitato, se l'è mangiato. E chi è lui? Lui è colui che si innamora del riflesso e nomina l'orinatoio, cioè Giovanni Battista, questo è l'artista. L'artista è quello che battezza gli oggetti, ma solo in quanto in questi oggetti, di questi oggetti fa il tramite per chi? Per il suo
fidanzato non si può dire, ma il suo amore, il suo innamorato, il suo amico del cuore. Questa ipotesi, io ho concluso, vi lascio 5 minuti a Federica Marra, che vi leggerà una lettera di Colette, prossima diapositiva, non ancora, ancora, eccola qua, una lettera ritrovata alla biblioteca di Parigi, e Colette che scrive nel 1925 a Jean Cocteau e parla in questa lettera sia di Duchamp che di Darius Milhaud. Darius Milhaud è un musicista contemporaneo, anche amico di Debussy, più famoso, anche lì era un gruppo di omosessuali affezionati ai pisciatori. Andiamo avanti, ecco, in questa lettera molto bella, ancora avanti, due sono i punti che riguardano Duchamp e che ci interessano. Se Federica vuole leggerci la lettera, forse ha bisogno di una luce? Se accendiamo una luce, per favore, lì dietro, se c'è una luce, grazie. Saint-Tropez, 7 novembre 1925. Mio caro dolce Jean, solo adesso trovo il tempo di scrivere, dopo giorni passati con Maurice a vagabondare per strade e campagna di questo luogo incantevole, nella cui luce profumata e vegetale il mio cuore è rimasto impigliato. Il domestico disordine degli orti in riva al mare, l'ombra umida e aspra delle vigne, il biancore abbaccinante di un muretto che taglia il verde scuro di rampicante, le barche ormeggiate a due passi dagli usci delle case, tutto, tutto mi cattura e mi inebria. E questo avviene mentre torno a innamorarmi come una ragazzina di un sentimento forte e trascinante. Ed è per questo nuovo primo amore che ho l'assoluto bisogno di un paesaggio tutto fresco, una dimora che nulla mi ricordi, sicché io possa scambiare l'autunno per una primavera. Capisci che per ora Parigi non mi manca. Mi mancano però i nostri discorsi. Soffro perché ti sono perduto nel tuo lutto che sembra non finire e vorrei starti vicina, farti sentire tutta la mia amicizia. Leo mi ha raccontato tutto di come sono andate le cose con Breton e di quello che va dicendo di te, approfittando del tuo smarrimento. Non prendertela, Jean, mio dolce amico. Breton è un infame scrivacchino. Ha il cervello volgare e pazzioso delle tenutarie dei bordelli che sanno come si succhia il sangue alla bellezza degli altri e tu, Jean, tu devi solo dirti soddisfatto di non essere una delle vittime che egli sfrutta su quei fogli non suoi. Egli non è degno della tua arte e non sai la pena che provo all'idea che Parigi offre al suo palcoscenico a questo spacciatore di idee altrui. Vedrai che farà lui il funerale alle avanguardie, Breton il becchino. E se lo saranno meritato certi artisti il funerale, poiché da personaggi come Breton occorre prendere le distanze prima che sia troppo tardi. Come ha fatto Duchamp, a cui va, se non altro, il merito di aver capito in tempo la via che tira e se n'è andato a New York. Ma è vero che ha smesso di fare l'artista? Che strana persona quel Duchamp. La prova che l'infallibilità di una fredda intelligenza può distruggere l'arte quando non è temperata dagli errori della vita e si ha paura del mondo. Ma forse poi, distrutta l'arte, questi spiriti avari di materia torneranno alla vita e allora tanto meglio, vorrà dire che ne è valsa la pena sbarazzarsi dei lati. Mi hanno detto però che è tornato da Parigi. È tornato dall'America e gira per Parigi. Sai che Darius l'ha incontrato? Non immagini dove. Niente meno che nei cessi della Gare de Sterling. Il buon Darius ci si era recato alla ricerca di una sua nuova fiamma, un giovane conosciuto di recente, un allievo di Mozart che si crede un onore suscitato e va in stazione con colori e cavalletto a far l'impressionista. E intanto rimorchia. Il povero Darius ha perso la testa, gli ha dato anche dei soldi di nascosto, ma quello si rifiuta di dirgli dove abita e si sottrae agli appuntamenti e scompare per giorni, insomma le solite cose di Darius. Sì che un giorno
Darius lo cerca alla stazione e lo trova il suo amoretto pittore, che aveva appoggiato la tela ancora presa in volo sulla porta di un cesso semiaperta e con le braghe calate stava nell'ombra con la sua bella materia di fuori, mentre Duchamp inginocchiato gli dava la bocca e non se la smetteva proprio di succhiare. Ma non è assurda la vita, che dopo tanto parlare male dei pittori della Trementina, uno finisce a pompare l'uccello di un posto impressionista. Jean, credimi, il mondo è assai meglio dei paradisi artificiali. E tu curati, amico mio, e quando ti sarai disintossicato, verrai con me, qui nel club, ad aiutarmi a rimettere in sesto il giardino. La tua Coletta. Thank you.